che ci sono state ultimamente e anche per ribadire quelle che secondo noi sono gli elementi centrali di questa vicenda, che rimangono comunque ancora sostanzialmente tutti irrisolti. Il primo elemento fondamentale è stata la costituzione, cioè che il processo si sta avviando effettivamente, quindi ci troviamo nelle condizioni che sono state ammesse le varie costituzioni di parti civile, 12, e fra queste 12, 5 hanno riguardato l'osservatorio, associazioni che compongono l'osservatorio indipendente sull'acqua del Gran Sasso. È un elemento secondo noi sicuramente molto importante, perché questo ci permette di conoscere più nel dettaglio quella che è la situazione di tutte le indagini che sono state svolte, e poi perché questo secondo noi è anche un elemento di garanzia per i cittadini che attraverso le associazioni che appunto tutelano sia gli aspetti ambientali che gli aspetti dei consumatori sono in qualche modo rappresentati in quello che è un processo che sicuramente ci riguarderà per i prossimi anni, che è fondamentale per la ricerca della verità. L'altro aspetto che appunto di questa conferenza è quello del grido di allarme lanciato dal commissario Corrado Gisogni. Abbiamo evidenziato nel comunicato stampa che è stato dato come troviamo veramente paradossale che nel momento in cui si individua la strada commissariale come la strada da percorrere e quindi si fanno una dichiarazione di emergenza e si nomina un commissario, il commissario doveva essere nominato il 3 luglio del 2019, la nomina effettivamente è arrivata il 5 novembre del 2019, è diventata operativa il 12 novembre del 2019 con la registrazione della Corte dei Conti, però ci troviamo adesso all'inizio di marzo sostanzialmente, in cui il commissario ci dice che non è nelle condizioni di svolgere il suo lavoro perché non ha né l'ufficio tecnico, perché è ovvio che non potrà essere solo una persona a determinare tutta la situazione della messa in sicurezza del Gran Sasso, quindi avrà bisogno di un ufficio tecnico che a oggi non c'è, ma non ha neanche la sede. E su questo pone quindi l'ultimo aspetto della conferenza, che è quello che le risposte, le domande che da sempre poniamo, vale a dire la messa in sicurezza, cosa effettivamente si intende fare, la partecipazione dei cittadini che fino ad oggi è mancata perché non siamo stati messi nelle condizioni di partecipare a tutte le tavoli né regionali né nazionali che sono stati fatti, e spostare le sostanze che sono all'interno dei laboratori, che ricordiamo deve essere fatto entro il 31 dicembre del 2020, siamo all'inizio di maggio e all'inizio di marzo e ancora non si sa nulla, queste tre domande rimangono tutte senza risposta. Credo di aver inquadrato la questione, se voi volete partiamo da lui per il processo, per le associazioni.